Ok, quello che faremo oggi in quest'ora e mezza è parlare un po' di HTML come linguaggio di markup e faremo anche qualche esempio. Ecco, io non ricordo più, vabbè, in realtà la gente in aula è diversa da lunedì, ovviamente. Quanti di voi sanno già qualcosa su HTML? Ok, grazie. Quindi se trovate qualcosa di particolarmente noioso o che già sapete fin troppo, possiamo andare più veloce, basta che lo diciate. Altrimenti. Allora, innanzitutto noi parliamo oggi in questo corso di HTML come uno standard e come l'HTML di oggi, che è molto diverso dall'HTML di 5 anni fa o di 10 anni fa. Quindi ci allineiamo a un HTML moderno e alle regole e ai criteri di questo stesso linguaggio. E oggi parliamo delle funzionalità, delle caratteristiche essenziali del linguaggio. Non andremo a vedere alcune cose che vedremo più avanti, quando avremo anche un server, avrà più senso parlarne in quel contesto. Quindi in particolare la struttura del documento, la sintassi, gli elementi principali, la semantica degli elementi e la struttura in HTML della pagina. Giusto per capire dove ci introduciamo nel contesto, quello che noi, di cui parliamo oggi è HTML, quello che è indicato in slide come HTML5. Quindi qualcosa che nasce nel 2014 e che è diverso da quello che c'è negli anni precedenti. E dal 2014 è ovviamente anche evoluto notevolmente lo standard. E allora qui potete vedere che HTML nasce nel 1991 al CERN, da quel signore lì, che voi sapete come si chiama, voi sapete chi è, che è l'inventore del web. Esatto, Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web e di conseguenza è anche l'inventore della prima versione di HTML, che ha inventato il web, non internet, quella era un'altra persona, molto prima, e nel 91 al CERN. 4 anni dopo, l'IETF ha standardizzato la prima versione di HTML, quella che chiamano HTML2. 2 anni dopo, questo è diventato HTML 3.2, stavolta passato di mano dalla IETF alla W3C, che sta per World Wide Web Consortium, che nasce in quel periodo e che tuttora gestisce la maggior parte degli standard web. 2 anni dopo ancora nasce HTML 4.0.1. Negli anni 2000, che è stato l'HTML forse più usato fino al 2014, negli anni 2000 nasce XHTML come un tentativo della W3C di standardizzare un qualcosa di molto più strutturato e molto più basato su regole e molto più processabile da delle macchine rispetto a HTML4, che era molto libero, diciamo, in quello che si può fare e non si poteva usare e non si poteva fare. XHTML 1.0 volevano anche dargli questo nome diverso con la X davanti e hanno ricominciato con un numero appunto dall'inizio proprio per dire è ancora HTML molto più strutturato di prima. Questo XHTML ha avuto, come vedete, una vita abbastanza breve e come linea di standard perché nel 2014 hanno detto lasciamo perdere la XHTML e ritorniamo a parlare di HTML. Quindi hanno tolto in parte tutta quella struttura che esisteva e l'hanno deprecata. Quindi si può ancora, esiste ancora, si può ancora utilizzare, i browser la capiscono, ma non si dovrebbe usare più. E dal 2014 si dovrebbe usare HTML5, che è sia uno standard della W3C che anche di quest'altra organizzazione, la WTWG, che sta per Web Hypertext Application Technology Working Group, che dal 2014 mantiene HTML5.
Non esiste un HTML 6 o 7 e probabilmente non esisterà nella traiettoria attuale in cui questi inter di standardizzazione stanno procedendo. E se volete annoiarvi o avere un qualcosa per dormire la sera, questi due link in questa pagina sono lo standard HTML spiegato col linguaggio tecnico terminologico dello standard, quindi cose molto leggere e facili da capire. E qual è l'approccio fondamentale tra HTML4 e HTML5 di differenza? È che HTML4 si concentrava sul design come linguaggio di pagine web, intese nella loro singolarità. HTML4 era il linguaggio per progettare le pagine, la singola pagina web che poi costituivano un sito. E quindi, essendo concentrato sul design, permetteva anche di mischiare struttura semantica, colori, eccetera. Quindi avere un linguaggio che cercava di fare tutto, il più possibile, e che avesse ampie sovrapposizioni con altro, perché l'obiettivo era quello di progettare qualcosa e progettare singole pagine. E HTML5, che è stato il motivo per cui questa eccessiva libertà ha portato all'XHTML, HTML5 cambia la prospettiva, cambia l'obiettivo. HTML5 non è più concentrato sulla singola pagina, ma è concentrato sul creare applicazioni web. Quindi siti, comunque, ma che funzionino in maniera più simile alle applicazioni che abbiamo sui computer, sul sistema operativo. Quindi non tanto pagine informative, ma un qualcosa che privilegi quello che qua è riportato come l'interazione con la persona. Quindi da una parte estende le capacità dei siti, diciamo così, web, che era possibile fare fino a HTML4, le estende a livello di capacità, a livello di computer, e nell'altra si concentra molto su che cosa la persona può fare con questa applicazione. Quindi non solo leggere delle pagine, non solo magari mettere dei commenti, ma anche interagire in maniera più forte con queste applicazioni, questi siti. Giusto per capirci, con un esempio concreto, un sito come La Stampa, La Repubblica, quant'altro, sono più siti della, diciamo, nella filosofia non HTML5. Quali caratteristiche hanno questi siti? Un sito di un giornale, per esempio, o il sito del Politecnico anche, in realtà. Informativi. Sono informativi. Cosa potete, chi è che carica il contenuto di questi siti? Se fosse un giornale, i giornalisti. E poi ci sono le altre persone che le leggono e eventualmente mettono dei commenti, poca roba di questo tipo. Un social network, chi carica i contenuti? Tutti, potenzialmente tutti. Ecco, questo è il cambio di prospettiva che poi è stato appoggiato, facilitato da HTML5. Il fatto che non ci fossero solo siti che potessero essere visti, letti e le persone potessero, che non sono i creatori, potessero, quindi i giornalisti, come nel caso della Stampa, o gli amministrativi del Politecnico, come nel caso delle altre pagine del Politecnico, e le altre persone potessero solo leggere, consultare, eventualmente commentare o segnalare questa pagina non funziona, ma che tutti potessero potenzialmente, in qualche misura, contribuire, quindi pubblicare contenuti e quant'altro. Questo ha ovviamente portato anche a problemi da un punto di vista architetturale, di rete, di performance, eccetera, che non riguardano HTML, ma riguardano poi l'operatività, no, vera e propria del sito e dei server. Perché un conto è avere un sito come La Stampa, in cui puoi anche avere 1 milione di persone, ma quel 1 milione di persone leggono e non fanno altro, cliccano su un link, leggono e poi se ne vanno. Un conto è avere un social dove quel 1 milione di persone ogni momento può creare qualcosa, caricare un'immagine, scrivere del testo, pubblicarla, eccetera. Il livello di interattività e il livello di tecnologia necessario per supportare tutto questo è ovviamente molto diverso. HTML5 permette di fare le cose come ovviamente i siti tipo La Stampa e quant'altro, ma abilita anche altri tipi di applicazione. E HTML5 è in realtà quella che viene definita uno standard vivo o una famiglia di standard, per cui non parliamo, per quello che dicevo, non parliamo di HTML6, perché essendo uno standard vivo è uno standard che continua a evolvere. E continua a evolvere perché, adesso al netto di questo disegno,
Perché oltre a definire il linguaggio in quanto tale, definisce anche varie estensioni del linguaggio per permettere quell'interattività e quella creazione di applicazioni web che prima non era possibile. Ora, se voi leggete qui o leggete alcune di queste cose, potreste notare, per esempio, che al di là della parte qui centrale, che è un pochino il core di HTML5, dove ci sono gli elementi singoli, eccetera, c'è anche, per esempio, qui, l'altra volta abbiamo citato i socket, qualcuno lo citava, qui c'è anche un web socket. Potete notare qui che c'è un qualcosa che si chiama Web Audio API, quindi un qualcosa che permette di gestire flussi audio all'interno di un'applicazione. Stessa cosa per il video. Ci sono dei device API che permettono di accedere ai sensori, ai dispositivi del dispositivo in cui il sito sta girando, quindi sul browser che sta girando. Quindi se gira su uno smartphone o su un tablet, attraverso quell'API potete accedere all'accelerometro, al giroscopio, sapere se il telefono è in orizzontale o in verticale e così via, alla fotocamera ovviamente anche, questo anche su computer non smartphone. E quindi abilitare tutta una serie di interazioni in base a come uno usa il dispositivo o che cosa ha bisogno. Quindi prendo un flusso video dalla webcam e faccio qualcosa. E così via. Quindi tutta una serie di funzionalità che va poi anche a intercettare il CSS3 a un certo punto, perché si sovrappone come questa famiglia di standard. Quindi noi oggi vedremo soprattutto questa parte più centrale, HTML come linguaggio core, ma tutte queste estensioni che sono in larga parte possibili grazie a JavaScript, quindi a un certo punto qualcosa di questo lo vedremo verso la fine del corso quando parleremo di JavaScript. Tutto questo però rientra in questa famiglia di standard e rientra in questa standard che è vivo in un certo senso. Ora, dato che lo standard è vivo ed evolve nel tempo, esistono siti tipo questi, che sono molto, molto utili, questo Can I Use, che vi dice per ogni funzionalità che sarà ok nello standard, quale browser la supporta. Allora, il drag and drop è per esempio una funzionalità che esiste da diverso tempo anche, in HTML come standard, e vi dice per esempio che Firefox la supporta dalla versione, praticamente quasi da sempre, dalla versione 3.5 in poi, e quella in nero è la versione corrente, quando è stata fatta questo screenshot ovviamente. E Chrome anche lo supporta da sempre, però per esempio il browser di Android, prima che passassero a Chrome, non supportava il drag and drop. Quindi se voi avete un'applicazione web che deve usare il drag and drop, se avete qualcuno che lo usa da un telefono Android che non ha Chrome come browser, non può usarlo. Questo vale ovviamente sia per le compatibilità di elementi standard, ormai standard come drag and drop, che esiste da anni, sia per cose che sono un pochino più nuove e introdotte da poco. E dato che è uno standard vivo, alcune cose sono introdotte come bozze e non è detto che poi diventeranno ufficiali. Questo sito ne tiene traccia e tipicamente Chrome è il browser che implementa la maggior parte delle cose in bozza, addirittura. Quindi, per esempio, la parte di, giusto per fare appunto un esempio, la parte di riconoscimento vocale, quindi speech to text, la capacità quindi di un browser, di un'applicazione web, di prendere quello che dico e di tradurlo in formato testuale, e poi viceversa, il text to speech, quindi di eseguire il testo e parlarle, è supportato da Chrome, ma per esempio da Firefox no, non totalmente. Quindi in base al browser alcune cose sono possibili e altre no. E questo sito, questo Can I Use, se lo guardiamo un attimo, vi fa vedere che cosa potete fare. Ve lo fa sia selezionare oppure sia cercare Can I Use video. Allora, il video element, che è un elemento per introdurre il video alla YouTube in una pagina, ovviamente supportato da molti, le tracce video,
Quindi un modo, dei metodi per specificare e selezionare tra più tracce video all'interno di un unico contenitore, e ovviamente ha un supporto molto più variegato. Per cui Safari, per esempio, lo supporta, Firefox tuttora non lo supporta, e neanche gli altri, neanche Chrome, quant'altro. E così via. I formati di video, la V1 è supportato da Firefox, da Chrome, ma non dagli altri, sul mondo desktop. Il video, un formato video WebM è supportato da ormai quasi tutti, Internet Explorer non esiste più, fortunatamente. E stessa cosa per le altre cose. Quindi qui uno cerca una tecnologia che vorrebbe utilizzare e scopre fino a che livello è utilizzabile. Ora, le cose base, ovviamente, tipo il drag and drop, sono funzionanti. Il drag and drop praticamente è funzionante nella generazione corrente da tutti i browser principali. Per esempio Firefox su Android no. Quindi se voi faceste un'applicazione web che deve usare Firefox su Android, non potrebbe utilizzare quella funzione oggi. Se voi non avete nessuno dei vostri utenti che usa Firefox Android, siete sia nel mondo desktop che nel mondo mobile, siete praticamente a posto, perché Chrome lo supporta, Safari su iOS lo supporta, tutti gli altri browser su iOS sono in realtà Safari, quindi non c'è problema, Opera Mobile lo supporta, cioè c'è problema ma non in questo senso, e Android, ma Firefox per esempio no. Quindi queste tabelle sono utili per capire chi è supportato da cosa. Ripeto, non tanto gli elementi base di HTML quanto questi elementi un po' più avanzati, che alcuni vedremo quando parleremo di JavaScript più verso la fine del corso. E in maniera simile c'è anche un altro sito che vi dice quanto il vostro browser, questo non lo proviamo adesso, ma quanto il vostro browser supporta HTML5 come standard vivo ad oggi. Quindi loro lo aggiornano e vi dà un numero che vi fa vedere quanto il browser che state usando, nella versione che state usando, supporta le varie funzionalità di HTML5. Partendo da quelle base, tipo queste parsing rule, che ovviamente tutti supportano, fino a quelle più avanzate. Ora, come è fatto un documento HTML5 base, semplice? Allora, partiamo da alcune definizioni, poi andiamo al documento vero e proprio. Allora, innanzitutto, la prima riga in assoluto è quello che si chiama dog type, che in HTML5 è semplicemente quello che vedete lì, dog type HTML, basta. Questo dog type serve al browser per capire quale versione di HTML state utilizzando. Ora, dato che è dal 2014 che si usa HTML5, questa è la versione più popolare che useremo. Però, se uno dovesse usare, o se ci fossero siti o applicazioni molto vecchie che usano ancora XHTML o versioni precedenti di HTML, lì ci sarà scritto qualcos'altro. Doctype, e poi invece di HTML, ci saranno altri attributi. E questo serve a specificare qual è la versione di HTML che state usando. E dopodiché, HTML, come vi dicevo l'altra volta, è un albero di elementi innestati l'uno dentro l'altro. E questo innesto lo si vede, se scrivete del codice HTML a mano fatto bene, dall'indentazione che ogni elemento ha rispetto a quello che lo contiene. Quindi HTML ha lo stesso livello di doctype, perché in realtà doctype serve solo a specificare la versione al browser, quindi il primo elemento vero e proprio è HTML. Dentro HTML c'è un elemento che si chiama head. Dentro l'elemento head c'è un elemento che si chiama title, in questo esempio. Poi si chiude l'elemento head, si chiude la porzione, e allo stesso livello dell'elemento head, sempre dentro HTML, c'è un altro elemento che si chiama body. E così via, e avanti così. Dentro body ci saranno elementi. Quindi elementi che possono essere uno dentro l'altro o uno a fianco all'altro. Head e body sono dentro HTML, ma tra di loro sono fratelli. E quasi tutti gli elementi iniziano con il nome del tag corrispondente, head, body, A, H1, eccetera, e terminano con lo stesso nome anticipato in questo modo. Quindi questo è un elemento che apre e questo è un elemento che chiude.
all'interno possono avere degli attributi, questi elementi, attributi che sono o comuni a tutti gli elementi o specifici per elementi particolari. Per esempio HTML qui ha un attributo che si chiama lang, che sta per language, che dice che la pagina web è scritta in inglese. Se uno scrive lang uguale it, indica che la pagina web è scritta in italiano. Questo ovviamente è un attributo che è proprio di HTML, non è proprio di altri, è proprio del tag HTML, non è proprio di altri tag. E qui c'è un esempio che c'è questo href, che è un attributo proprio del tag A, che sta per link, sta per ancora in realtà, che però è il tag che si usa per definire un link. Gli attributi al loro interno possono avere, gli elementi al loro interno possono avere altri elementi, come head, che al suo interno ha un title, che è un altro elemento, oppure possono avere del testo. Quindi head ha un altro elemento al suo interno che è title, ma title non ha un altro elemento al suo interno, non ha un altro tag al suo interno, ha direttamente del testo, in questo caso simple page. Ora, proviamo a scrivere un file HTML, così vediamo anche Visual Studio Code, visto che ancora non l'abbiamo visto. E allora, io creo una cartella che chiamo HTML esempi, niente di che, la potete, se lo fate anche voi, la potete creare dove volete, io la creo sul desktop solo per comodità, in questo caso per aprirla, per andarla a cercare, e poi apriamo Visual Studio Code, che è il software che useremo per tutto il corso. Fatemelo mettere più grosso e fatemi aumentare lo zoom, in modo che possiate leggere. Allora, Visual Studio Code, se l'avete appena installato, probabilmente non vi apparirà così, ma vi apparirà con una pagina di benvenuto, ma una volta chiusa la pagina di benvenuto vi appare più o meno in questo modo. E chi è che non ha mai visto Visual Studio Code? Ok, Visual Studio Code è brevissimamente, è composto da, diciamo, a tre parti, quattro. Ha la parte qui centrale dove c'è il file aperto, dove scriverete codice, dove scriverete HTML e quant'altro. Ha poi questi menu a lato, ognuno dei quali fa qualcosa, quindi il primo è l'Explorer, quello che vi permette di vedere i file all'interno di un progetto o il file aperto. Il secondo è un cerca, che cerca all'interno del progetto o all'interno di un file. E il terzo serve per il controllo della versione, quindi se uno deve utilizzare Git o quant'altro, qualche strumento del genere per condividere il codice con altri, è incorporato questa funzionalità. E il quarto è per eseguire del codice, sia in modalità esecuzione sia in modalità debug, e ci sono ovviamente i dettagli quando è in esecuzione e in debug di che cosa si può fare, eventuali altre operazioni. E questo non so se lo avete anche voi, perché si possono aggiungere pezzi a questo, a Visual Studio Code. E poi l'ultimo è le estensioni, cioè una serie di funzionalità aggiuntive che Visual Studio Code può avere. Per HTML, CSS e JavaScript non c'è bisogno di niente, per esempio per Python avremo bisogno dell'estensione di Python, che si installerà semplicemente cercandola qui e vi farà installare, in realtà io ce l'ho già installata, questa prima qui, e vi farà installare l'estensione. Visual Studio Code poi è abbastanza intelligente in realtà da capire che se per esempio voi aprite un file Python e non avete l'estensione, automaticamente vi suggerirà di installare l'estensione che vi serve. E quindi vi permetterà di installare l'estensione, preferendo sempre quelle ovviamente ufficiali. Dopodiché ci sono altre estensioni che fanno altre cose, per esempio c'è un'estensione totalmente inutile che mostra un gattino sotto nella parte bassa, che cammina, semplicemente cammina, si fa gli affari suoi, nella parte bassa qui del programma. Quindi se uno gli piace avere un animaletto che passeggia sullo schermo, c'è un'estensione per quello. E poi vabbè, ha una serie di voci di menu, file, edit, vista, che aumenta lo zoom, diminuisce lo zoom, ha di nuovo il run per l'eseguire, eccetera.
ma i comandi principali sono quasi tutti appunto in questa sezione. Quindi prima sezione, seconda sezione, le voci di menu, che adesso sono nascoste perché sono a tutto schermo, e poi la terza sezione, un'altra sezione dove scrivete il codice, e poi c'è un'altra sezione che compare qui sotto, che è dove vedete degli output, quando c'è di un programma, cosa succede. E infine c'è una barra in basso, che adesso non dice molto, dove a un certo punto, qui su questa barra viola, vi verrà anche scritto, adesso lo vediamo, il linguaggio che state utilizzando, e quindi il linguaggio che lui, il linguaggio di programmazione che Visual Studio Code riconosce che voi state utilizzando. Quindi apriamo la cartella, che è il modo di Visual Studio Code per aprire un progetto che abbiamo appena creato, che è una cartella vuota. E in questa cartella, che adesso qui c'è il nome ovviamente della cartella che abbiamo creato, possiamo creare un nuovo file che chiamiamo index.html. A questo punto, così meglio, vedete? Sì? Ecco, qui in fondo vi dice, per esempio, che questo file è riconosciuto come file HTML, perché lo prende dall'estensione. Stessa cosa succederà per gli altri file. E questo riconoscimento vi permette poi di avere anche autocompletamento, suggerimenti, che sono in maniera dipendente dal linguaggio. Quindi questo lo riconosce quando voi salvate il file con l'estensione giusta. Quindi, proviamo a scrivere un file HTML. Cos'è la prima cosa che scriviamo? Abbiamo detto prima? Doctype. Quindi lui in realtà suggerisce, ovviamente, doctype HTML. Lui lo suggerisce come default perché HTML5 è ormai il default. Quindi, poi, secondo l'altro tag di root essenziale per un file HTML è HTML. Ecco, e vedete che lui tutte le volte che ha creato un tag vi crea anche quello di chiusura. Così non dovete ricordarlo. HTML può avere una serie di attributi, tra cui, che lui suggerisce, tra cui language. Ma ce ne sono anche altri. Per quello che, diciamo, in maniera più popolare, diciamo, c'è sicuramente il language su HTML, che potremmo mettere it. E it è semplicemente una stringa che noi sappiamo, un browser riconosce come italiano. Poi, dentro HTML abbiamo detto che abbiamo due figli, che sono head e body. Allora, cosa contiene head e cosa contiene body? Al netto di cosa c'è nell'esempio, no? In questo esempio, dentro head, c'è il titolo. E dentro body c'è un'intestazione e poi un paragrafo di testo. Allora, head sta per header, o sta meglio, ricorda header, ma sta proprio per testa, per inizio, ed è una parte, i tag dentro head non sono visualizzati all'interno della pagina HTML che vedete. Quindi all'interno del contenuto del browser, quindi qui, non c'è niente che venga visualizzato, che voi inseriate in head e visualizzate. Non è fatto per visualizzare cose, è fatto per aggiungere le informazioni che servono per far funzionare tutto il resto. E quali sono queste informazioni? Per esempio il titolo, per esempio se la pagina ha delle keyword associate, per esempio dove sono i file CSS che servono poi per la visualizzazione del resto della pagina, se si importa qualche file JavaScript per l'interattività, eccetera. Ora, dato che vi ho detto che niente di quello che c'è in head compare qui dentro nel corpo della pagina, il titolo che possiamo definire, dove compare? Non dentro, quindi? In alto, sul tab o sulla finestra. Quindi, noi possiamo definire un titolo qui e chiamarlo pagina di prova,
E noi possiamo salvare il file a questo punto, questa sarà una pagina bianca, e aprirlo per esempio con Chrome. Io l'ho trascinato in Chrome, ma voi potete anche farci doppio clic. E ovviamente la pagina è bianca, perché non abbiamo detto di visualizzare niente, ma ha il titolo pagina di prova. Allora, un file HTML e anche CSS, e anche quando avrà il CSS, può essere sempre visualizzato in questo modo, facendoci doppio clic sopra. Ovviamente non è ancora parte di un sito o di un'applicazione web, perché è un file sul mio computer, come potrebbe essere un file di Word, ma è quello che poi potrà essere offerto, se ricordate l'altra volta, da un server ai browser di altre persone. Ok, per ora è tutto bianco. Aggiungiamo qualche contenuto. Il contenuto lo aggiungiamo nel corpo della pagina, nel body. Allora, qui ci sono vari elementi. Usiamo quelli che abbiamo visto, che ci sono in slide. In slide c'è un elemento che si chiama H1. H1, se ricordate anche dall'altra volta, chi lo sa, sta per header di primo livello 1. Quindi quello più grosso, diciamo così, o meglio, quello più principale, quello più importante di tutti. Non è necessariamente più grosso visualizzato. Perché ricordate, e lo ridiremo anche dopo, che HTML definisce la struttura semantica della pagina. Quindi dice che quello è un header molto importante, il più importante di tutti, è un titolo importante. Non dice come deve essere visualizzato quel titolo. E possiamo chiamarlo titolo principale. Tanto è una pagina di prova. E poi nelle slide c'è anche un P. P sta per paragrafo. Questo è un paragrafo. E poi c'è un commento. I commenti in HTML si fanno in questo modo. Quindi minore, punto esclamativo, 2 meno, quello che volete scrivere voi come commento, e poi un'altra freccia, meno meno, simbolo di maggiore. Il commento ovviamente, come in un linguaggio di programmazione, non viene visualizzato dalla pagina, ma rimane nel resto del file. Ok? Guardiamo il risultato di questo titolo principale, magari. Faccio un po' di zoom, così. Troppo. Ok. E noi abbiamo, in questo caso, un header di primo livello e un paragrafo. E ovviamente il commento non lo vediamo. Se ricordate dall'altra volta, io vi ho detto che, e ve l'ho anche detto 3 secondi fa, che ovviamente qui non c'è uno stile, non gli stiamo dicendo come le cose devono apparire, ma il browser ce le fa vedere comunque, un titolo ce lo fa vedere molto più grosso del testo, del paragrafo, per esempio. Questo perché, come dicevamo l'altra volta, ogni browser ha un suo foglio di stile, ha una sua impostazione di stile che applica automaticamente ai file HTML quando non c'è uno stile corrispondente per quell'elemento. Quindi ogni elemento basilare ha un suo stile corrispondente. In questo caso l'header di primo livello è il principale, il più grande, il più importante, e quindi comparirà sempre come più grande di tutti nei browser senza nessuna personalizzazione da parte vostra. Ora, una cosa che capita in italiano e in altre lingue, diciamo, con le parole accentate, è che quella E accentata di questo è un paragrafo può non comparire come una E accentata, può comparire come un altro simbolo all'interno del browser. Ora, nel mio caso, e probabilmente anche nel vostro, si vede correttamente, ma questo è il browser che cerca di capire in quale
codifica è stata scritta, lei accentata. C'è un modo classico, diciamo, per evitare che il browser debba interpretare qual è la lei accentata, ed è quella di scrivere le lettere accentate in questo modo. Quindi è commerciale la lettera che volete accentare e il tipo di accento che quella lettera deve avere, punto e virgola. Questo vale per le lettere accentate, per i caratteri accentati. Quindi quella è una E accentata come una E che scrivereste da tastiera, solo che il browser non deve indovinare il codice di caratteri, ma sa già che quella è una E accentata. Nella maggior parte dei casi non c'è più bisogno di quello, ma in alcune, un sito visualizzato in altre parti del mondo, in quel modo garantite che venga visualizzato correttamente, la lettera accentata visualizzata correttamente, senza invece affidate alla bravura, in un certo senso, del browser di fare tutto ciò. E ovviamente insieme alla E grave c'è anche la E acuta, quindi con l'accento dall'altra parte, o la A accentata, qualunque lettera, la I accentata, qualunque lettera che vogliate accentare. Dato che questo è il verbo essere ha la E con l'accento grave, quindi quello che va da destra verso sinistra. E se voi salvate in questo modo, non vedete in pratica poi nessuna differenza, ovviamente, perché è sempre una lettera accentata. Ora, se ne volessimo vedere il codice di questa pagina HTML, qui dal browser, perché è un qualcosa che non abbiamo fatto noi, ma abbiamo trovato su... è un sito, è un'applicazione. Come potremmo fare dal browser? Con ispeziona. In realtà con vedi il sorgente della pagina. Vedi il sorgente della pagina, mostra, anche con ispeziona ovviamente, ma vedi il sorgente della pagina, visualizza il sorgente della pagina. In questo caso vediamo tutto il sorgente della pagina e se facciamo con ispeziona, come diceva la vostra collega, anche vedremo esattamente la stessa cosa in questo sito. E questo non è vero in assoluto perché dipende da come la pagina HTML è stata generata. Ora, se ricordate l'altra volta che vi ho detto che esistono le architetture classiche web, quindi quelle dove il server genera le pagine HTML e genera molteplici pagine HTML, questo e l'ispeziona che adesso vedremo producono lo stesso risultato nella grande maggioranza dei casi. Se voi invece avete una single page application, quella in cui il server manda una pagina, solo una pagina, e poi tutto il resto è gestito dal browser di chi lo riceve, il visualizza sorgente vi mostrerà la pagina che è stata mandata all'inizio, quindi una pagina vuota, molto molto piccola, differentemente dall'ispeziona che invece vi farà vedere la pagina che attualmente state visualizzando nello stato corrente in cui la state visualizzando. Nel nostro caso non ci sarà differenza tra i due metodi, ma se provate questa cosa su un sito esistente, per esempio su un social, vedrete delle differenze tra la sorgente e l'ispeziona. Quindi questo è il sorgente, esattamente quello che abbiamo messo, l'ispeziona è un'area, che non si zoom più di tanto, che cambia un pochino da browser a browser, è uno strumento per gli sviluppatori inserito nel browser, che può essere a destra, può essere sotto, si può spostare, questo è quello di Chrome, ma si può, anche gli altri browser ce l'hanno, si può spostare da una parte all'altra, si può anche staccare dal browser se servisse, come un'ulteriore finestra. E qui nella parte ispeziona, qui a lato, vi fa navigare l'albero della pagina HTML che state visualizzando. E fa qualcosa in più, in realtà. Vi fa vedere qual è l'elemento che state selezionando. Quindi se io seleziono titolo, mi fa vedere il corrispondente, seleziono l'H1, mi fa vedere il corrispondente dell'H1 come è renderizzato. E in questo caso mostrando anche qual è lo stile dell'H1. In questo caso vedete che l'H1, la parte blu è effettivamente lo spazio che viene utilizzato per scrivere, la parte arancione sono i margini sopra e sotto che il titolo ha.
che questo H1 ha. Questo verrà definito in CSS, ma ovviamente il browser applica già un certo stile per farlo diventare più grande. Quindi questi sono, e questo agisce sulla pagina che vedete voi in quel momento. Quindi io per esempio posso cancellare il titolo, ma cancellarlo temporaneamente, perché nel file continuo ad averlo, e se ricarico la pagina, ricompare. Però posso sperimentare, in HTML non è tanto utile, quanto più in realtà con CSS, posso sperimentare varie alternative. Magari non so bene come fare una cosa, provo a scegliere qui, non so quale colore scegliere, provo a scegliere qui il colore migliore. Secondo me, gioco un po', quando l'ho definito, vado nel codice e aggiungo quello che deve fare. Oppure ho in mente una cosa, ho provato a farla, non sta funzionando, provo un attimino a giocare qui con l'ispettore per capire come ottengo il risultato che voglio. E poi, una volta che ho capito, lo riporto in codice. Quindi un modo per manipolare un sito web, un'applicazione web, che sia vostra o sia di qualcun altro. Perché se noi qui invece di questo scriviamo didattica.pulito, facciamo la stessa cosa. Ovviamente è più complicato, però, e sono tutte immagini, però se io volessi cancellare l'offerta formativa, no? Dall'inspector si può fare. Così come se volessi cambiare del testo da qualche parte, se ci fosse del testo da cambiare, ovviamente. E così via. Ecco, qui c'è del testo, spero. E quindi posso cancellare, cambiare il testo della pagina. E quindi posso giocare, posso sperimentare con un sito e posso anche vedere come è strutturato un sito. In questo caso, sì, se io vado avanti a evidenziare, vedete che le varie componenti della pagina vengono evidenziate, del corpo della pagina vengono evidenziati. Quindi si vede che questa immagine è centrata in quella posizione, ha un grosso margine, soprattutto da un lato rispetto all'altro, per come è stato fatto. E qui c'è l'immagine singola, e quindi se io voglio cambiarla, voglio l'immagine col titolo e così via. Quindi questo permette di ispezionare qualunque pagina web, e permette anche di vedere quali sono i contenuti di quella pagina. Quindi per esempio le immagini, si può recuperare la singola immagine contenuta nella pagina. In questo caso questa immagine del Politecnico qui è un'immagine senza sfondo, con la trasparenza, quindi c'è direttamente il file che è utilizzato, che è stato trasmesso al nostro browser, dal server del Politecnico, per visualizzarlo, e noi l'abbiamo qui, possiamo salvarlo per esempio, perché tutto questo è sul nostro, e in questo momento sul mio browser sta girando, su questo computer, e così via per il resto. E vi fa anche vedere le richieste di rete che sono state fatte, quello che vi dicevo l'altra volta, quando richiediamo una pagina, questa arriva prima lei, poi arrivano i CSS, poi vengono richieste CSS, JavaScript, le immagini, il contenuto, e qui si vede tutte le richieste che vengono fatte con le loro tempistiche e anche valori di performance, quindi quanti millisecondi o quanti secondi, eccetera, ci ha messo il server a mandare tutte le informazioni al browser e il browser a processarle. Queste sono curiosità sui siti degli altri, sul proprio o sulla propria applicazione web, sono informazioni che possono essere importanti, perché uno ha magari una pagina che ci mette un secondo a caricare, che è tanto, o 2 secondi a caricare, e vuole capire qual è il pezzo che ci sta mettendo 2 secondi, o che ci sta mettendo l'80% del tempo, se c'è un colpevole di questa lentezza del caricamento oppure no. E allora attraverso questi strumenti uno può capirlo e può a quel punto andare a modificare o andare a ottimizzare la propria applicazione e il proprio sito. E in maniera simile vi dice anche, per esempio, che questo pezzo qua ha dato un errore su HTML di tipo 500.
quindi internal server error. Però non è un qualcosa che noi vediamo, non ha dato un errore nella pagina visualizzata al nostro occhio, però andando a vedere con più cura sappiamo che questa pagina fa una richiesta a un qualcosa che non gli risponde quello che dovrebbe. Però fortunatamente non impatta questa mancanza di informazione il contenuto che noi visualizziamo e ne vediamo. E allo stesso modo questo inspector, vedete cosa sta succedendo sul sito del Politecnico mentre io allargo la finestra, no? Che si allarga, si ridimensiona, e allo stesso modo se io lo rimpicciolisco a un certo punto, no? Arriva nella visualizzazione mobile. Quindi mi permette anche di provare, no? Quanto è responsiva la pagina e a quale grandezza la pagina cambia dalla versione, diciamo così, mobile alla versione desktop o tablet. E vi permette addirittura di, questo è valido per Chrome ma valido anche per Firefox, di simulare una serie di dispositivi mobile per vedere come funziona. Per esempio, qui c'è un iPad. Su un iPad verticale si vedrebbe così, con la sua risoluzione. Su un Pixel 5 si vedrebbe così. E questa è la risoluzione effettiva di un Pixel 5. Quindi vi permette anche di vedere su vari dispositivi come si comporterebbe. E tra le altre cose vi permette anche di, se lo trovo, di giocare con i colori, quindi di vedere come la vostra applicazione si vedrebbe per un daltonico, senza dover cambiare niente, ma semplicemente ve lo mostra, o per una persona che non vede i colori e quindi vede solo la scala di grigio, e anche di prendere le dovrebbe essere in rendering. Ecco qua, Vision Differences, per esempio, no? Uno che non vede i colori vedrebbe la vostra applicazione così. E quindi voi potete capire se per caso avete scelto un colore della scritta troppo simile al colore di sfondo perché non si legge niente. O uno che ha la visione offuscata, come vedrebbe il sito. O chi ha la protanopia, vede alcuni colori diversi e così via. Il blu, per esempio, in questo caso diventa verde, quindi chi ha questo problema di vista non vedrebbe il blu ma vedrebbe il verde. E allora sono informazioni che possono essere utili per progettare poi una pagina. E allo stesso modo vi permette, per esempio, di simulare, che è una cosa che HTML5 mette a disposizione, la geolocalizzazione. Quindi simulare il fatto che siate in una città, in un posto oppure in un altro, in certe coordinate GPS. O simulare alcuni sensori del telefono, quindi la rotazione e quant'altro. Tutto questo è compreso e incluso in ogni browser. Ora, ripeto, noi con HTML non lo vedremo tanto, l'inspector, perché c'è poco da ispezionare, ma quando avremo CSS sicuramente sarà uno strumento che useremo un po' di più. E poi quando si chiude si torna alla versione visualizzata normalmente. Ok. E ovviamente tutto quello che facciamo nella pagina web viene poi, come abbiamo detto l'altra volta, trasformato nel DOM, che sta per Document Object Model, che di nuovo per HTML non ci interessa più di tanto, è un albero che parsifica la struttura del file HTML, diventerà più utile con CSS, diventerà fondamentale con JavaScript, però è una cosa che il browser fa, e vedete che qui c'è il ramo, la radice dell'albero che è HTML, che ha due figli, head e body, e dentro body ci sono tutta una serie di altri figli che rappresentano l'intera pagina web, e questo è come viene tradotto, come viene visto dal browser, come viene tradotto nel DOM tree, la stessa pagina. E gli elementi, come vi ho già detto, ma qui è riscritto,
rappresentano la semantica della pagina, quindi quello che la pagina secondo voi dovrebbe rappresentare, ripeto, non come dovrebbe rappresentarlo. E qui evidenzia bene che non ci dovrebbe essere codice HTML5 che si preoccupa di come viene presentata la pagina. Non è compito dell'HTML fare questo. Questo vale per tutti gli elementi, e tutti gli elementi possono appartenere a due famiglie di blocchi. Quello che si chiamano elementi di tipo blocco, questi display block, oppure gli elementi che sono inline. Allora, qual è la differenza? La differenza è che gli elementi di tipo blocco sono blocchi, quindi ogni nuovo elemento di tipo blocco genera una nuova riga e tende a occupare tutto lo spazio possibile in orizzontale all'interno di una pagina, dall'alto al basso. Gli elementi di tipo inline sono invece elementi che vengono posizionati uno a fianco all'altro, da sinistra a destra, e quando arrivano alla fine della pagina vanno a capo. Quindi se voi avete due elementi di tipo blocco, anche se li scrivete nel codice uno a fianco all'altro, in realtà saranno sempre uno sotto l'altro, e se avete due elementi di tipo inline, indipendentemente di nuovo come lo scrivete nella pagina, appariranno uno di fianco all'altro, se c'è spazio per metterlo di fianco uno all'altro. Quindi, per esempio, tutti questi sono elementi di tipo blocco. Tutti, sia l'H1 che il P, perché il body è il contenitore. E noi nel browser lo notiamo, di nuovo, se volete, grazie all'inspector, perché selezionando il titolo, vedete che se non anche non occupando, anche finendo prima della fine della pagina, lui comunque occupa tutto lo spazio che può occupare. Il paragrafo ci starebbe a fianco al titolo, come lunghezza, ma dato che anche il paragrafo è di tipo blocco, anche il paragrafo occupa tutto lo spazio che può occupare al di sotto. E se noi mettessimo un altro, andremo sempre sotto. Quindi lo costruiremo con tanti blocchi uno sotto l'altro. Gli elementi di tipo inline, invece, come per esempio i link, non si comportano in questo modo, ma, fatemi aggiungere due link a caso, non sono elementi di tipo blocco e quindi vanno uno di fianco all'altro. E se li ispezionate, vedete che occupano esattamente lo spazio che devono occupare, né più né meno. Quindi link 1, link 2, link 3. Questi sono link, e di nuovo il browser riconosce che sono link e quindi li mette sottolineati in blu. Ovviamente se voi ci cliccate, in questo momento non succede niente perché sono link che non vanno da nessuna parte. Quindi una buona parte degli elementi HTML sono blocchi, qualcuno sono inline. Ora, visto che abbiamo affrontato il link, fatemi dire due parole su come si scrive un link. Ovviamente un link si scrive col tag A, che sta per ancora, e ha poi un contenuto del link, che può essere un nome, un'immagine, può essere un emoji, eccetera. E poi ha obbligatoriamente, perché sia HTML valido, questo tag, questo attributo, che si chiama href, che è il riferimento per l'hyperlink, che dice dove il link deve andare a finire. E questo href, quando presente, non può, per essere valido, essere vuoto. Scrivere così, seppur funziona, perché non è che non funzioni, visualizza correttamente, il browser cerca di riempire, diciamo così, gli spazi delle cose non valide in prima approssimazione. Questo però non è correttamente valido, perché questo deve contenere qualche informazione. Quindi se voi validate la pagina HTML con dei validatori che esistono, vi dirà che lì quell'href non è valido. Quindi
a minimo l'href deve avere questo cancelletto, che vuol dire rimango nella stessa pagina attuale, per quello che si chiama ancora, perché io potrei definire un elemento qui, e dire che questo link porta all'elemento che ho definito, all'interno della stessa pagina. Questo cancelletto è qualcosa che scrivete voi, senza spazi, è un'ancora all'interno della pagina. Quindi un link interno alla pagina, invece che un link a un'altra pagina. Quindi di minimo c'è un'ancora vuota, che vuol dire rimango qui dove sono. Se io avessi un'altra pagina, che noi non abbiamo, potrebbe essere pagina2.html. Oppure potrebbe essere http://polito.it. Quindi un link a un'altra pagina, alla pagina stessa, o a un qualcosa di... a un'altra pagina che non è neanche sul nostro sito, sulla nostra applicazione, è semplicemente da un'altra parte, come il sito del Poli. In realtà questo è un P, quindi non può chiudersi così. Ok. Ecco, href è un attributo che è proprio dei link, id è un attributo che useremo di più col CSS, che è proprio invece di tutti gli attributi, di tutti i tag. Quindi io posso avere un P con un id, ma posso anche avere un h1 con un id, uguale a qualcosa. È un attributo che si può usare in tutti gli elementi HTML, non solo in alcuni specifici. Ha valore per tutti. E come dice il nome, l'id identifica in maniera univoca all'interno della pagina un elemento specifico. Quindi vuol dire che in questa pagina questo paragrafo sarà univocamente identificato con prova. E se io facessi così, farei un errore, perché a questo punto ho due cose che sono univocamente identificate e non è possibile, perché sono due. E il browser funzionerebbe, si vedrebbe tutto, senza problemi. Ma se io avessi poi un'ancora a prova, dove mi porterebbe? Ammesso che ci sia molto più spazio, perché noi in questo momento abbiamo tutto in un'unica pagina, quindi non porta da nessuna parte. Mi porterebbe al primo o mi porterebbe al secondo? O a nessuno dei due? Se io schiacciassi questo link, e questo fosse a pagina 1 e questo fosse a pagina 15, e il link fosse a pagina 3, nella schermata, diciamo così. Tanto in fondo, tanto all'inizio o a metà, scrollando un po' di volte. Questo link mi porterebbe qui o mi porterebbe qui? Al primo. Porterebbe al primo. Perché per HTML l'ID è univoco, quindi ce n'è uno. Quindi il primo che trovo è quello che uso. Fine. Quindi bisogna fare attenzione che l'ID deve essere unico. Quindi se vogliamo portare al testo, qui o non usiamo un ID oppure ne usiamo uno diverso di ID. Ma sicuramente non lo stesso ripetuto due volte. Ok. Gli elementi HTML, poi adesso ne vediamo qualcun altro, oltre a quelli che abbiamo visto, si possono dividere in diverse categorie, che sono solo categorie per noi, non sono davvero categorie che gli elementi... sono categorie che racchiudono gli elementi, ma poi possiamo usarli in maniera interscambiabile, non è che dobbiamo specificare stiamo utilizzando una sezione. Si dividono in tutte queste categorie, dove ci sono gli elementi di sezione che identificano le intestazioni e i footer della pagina, quindi piedi pagina. E quindi le sezioni identificano sezioni all'interno della pagina. Qui ci starà, a questo livello ci sarà un'intestazione, a questo livello ci sarà il corpo principale della pagina, in questo livello ci sarà il piedi pagina.
Poi ci sono il contenuto di intestazione, che rappresenta davvero che cosa ci mettete nella prima sezione intestazione. C'è il contenuto che si chiama di phrasing, che è il testo, il contenuto, i paragrafi che abbiamo visto prima, i link e quant'altro. E poi ci sono elementi di tipo flow che ovviamente contengono quasi tutti gli altri elementi. Quindi, quali sono questi contenuti? Questi di sezione sono principalmente questi sei: article, aside, nav, section, header e footer, che di nuovo non rappresentano come appare la sezione, ma dicono solo che lì c'è una sezione di quel tipo. Allora, partiamo dal fondo. Footer, quale sezione sarà? Il piedi pagina, quello che sarà potenzialmente in fondo alla pagina, l'ultimo che ci sarà nel body dell'HTML, semanticamente. L'header? In testa, l'intestazione, quindi all'inizio del body, non nel LED, perché non lo visualizziamo, ma all'inizio del body. Section? Section è un elemento generico che dice qui c'è una sezione. Non ha una caratteristica specifica quella sezione, è una sezione. È una sezione che non è né header, né footer, né le altre cose. Nav è la navbar, quasi. È una sezione di navigazione. Nav sta per navigazione, che è tipicamente usata per navbar, giustamente, quindi in alto nell'header. Questi si possono anche ovviamente unire uno dentro l'altro. Ma uno può avere anche una navigazione a lato, a sinistra. E quindi questo sempre può essere un elemento di tipo nav, che di nuovo non dice come si visualizza, dice solo che quella è una parte di navigazione. Aside lo può dire un pochino il nome, è un qualcosa che sta di lato, è una sezione che sta di lato, quindi non identifica il contenuto come nav che sta per navigazione, ma dice una sezione che sta a lato. Quindi non è la parte principale di una pagina, perché sta a lato, quindi difficilmente sia la parte principale, e la parte principale invece, se c'è un documento di testo o autocontenuto, per esempio, è quello che manca, article, l'articolo. Se lo pensiamo di nuovo come un sito giornalistico, l'articolo è il contenuto principale della pagina. E questi definiscono le sezioni. E poi ci sono i contenuti di intestazione, che sono gli H che abbiamo già usato, uno l'abbiamo già usato, H1 fino a H6, e poi c'è anche l'H-group che è appunto raggruppa vari header. E qui c'è poi la definizione, nel caso di sotto-heading. Ora, gli elementi di sezione non hanno una rappresentazione grafica di default affiancata, mentre gli altri, questi di heading, sì, abbiamo visto che l'H1 compare grosso e in grassetto, e anche gli altri ce l'hanno. Quelli di sezione no, non si portano dietro un contenuto visivo di default, perché sono sezioni, parti della pagina. E gli heading, noi potremmo, e il browser non si lamenta, i browser sono in questo senso molto di bocca buona, noi potremmo partire con un H2. Potremmo scrivere il primo header di tipo H2, non è di tipo H1. Questo è lecito, tutto, ripeto, tutto funziona senza problemi, al netto che ovviamente il testo diventa un po' più piccolo rispetto all'H1, ma dato che questa è una rappresentazione semantica, non è corretto che il primo header sia il secondo livello, ma deve essere il primo. Quindi se uno vuole usare un H6, dovrebbe prima utilizzare un H5, un H4, un H3, un H2, un H1 all'interno della pagina, per rispettare l'ordine semantico di questi elementi, indipendentemente da come appaiono. Perché noi potremmo decidere che l'H1 è grosso 12 punti e l'H6 è grosso 27. Questa è una nostra decisione visiva, che in questo caso non corrisponde a quella di significato, a quella semantica. Però nulla ci vieta di farlo.
Noi qui stiamo solo dicendo che questo primo titolo è quello principale della pagina. Non stiamo dicendo quanto grosso deve essere, o quanto largo, o che carattere devo utilizzare. Quindi, questi andrebbero usati in ordine, H1, H6. Tutte queste informazioni semantiche non sono tanto utili per persone con una visione normale, al netto di eventuali occhiali per miopia o quant'altro, ma sono utili soprattutto in termini di accessibilità del web. Perché se voi pensate, per esempio, a una persona che è totalmente cieca e quindi utilizza degli ausili per leggere il sito, per farsi leggere il sito, sapere, quindi un computer, un software, gli leggerà il sito. Questi software si chiamano screen reader, lettori dello schermo. A questo screen reader sapere che quello è un titolo principale è un'informazione che può comunicare alla persona e dire ok, questo è il titolo principale, questo è un titolo di livello 6, quindi è meno importante, è un'informazione che può comunicare alla persona, persona che non vede la grandezza, il colore, il font, perché è totalmente cieco, per esempio. Quindi l'ordinamento semantico ha un'importanza soprattutto per rendere il web accessibile. E quindi di conseguenza, come potete ben immaginare, è scarsamente utilizzato, perché la maggior parte della popolazione è normovedente e quindi gli sviluppatori non ci pensano molto a queste cose. Però per renderlo accessibile per tutti è bene pensarci. E qui c'è quello che vi ho praticamente appena detto. Ecco, questo è un esempio di come potrebbero apparire i contenuti semantici che abbiamo appena detto. Quindi l'header, abbiamo detto la parte iniziale, la nav, in questo caso una navbar, la side e la colonna lato, il main, in questo caso c'è anche un componente di sezione che si chiama main, che è l'equivalente dell'articolo quando uno non ha un testo come un articolo da inserire, però è sempre un componente di sezione che dice quella è la parte principale della pagina, e poi c'è un footer rappresentato in basso. Questa ovviamente è una rappresentazione fatta apposta per farla apparire in quel modo. Non è che copiando questo codice HTML, aprendolo come un browser, ottenete automaticamente quella disposizione. I blocchi di contenuto, di raggruppamento di contenuto. Abbiamo visto il P, che è un paragrafo, ce ne sono un certo numero. Il P è un paragrafo, il OL e UL e DL sono gli elenchi, OL ordinato, 1, 2, 3, 4, UL unlist, quindi i puntini, e DL descrizioni, definizioni, quindi un elenco di definizioni a mo' di vocabolario, uno sotto l'altro. Questi OL, UL, DL sono contenitori che al loro interno hanno tanti elementi di tipo LI, list item, che rappresentano ogni elenco puntato, per esempio, dentro un UL, o rappresentano l'elenco ordinato all'interno di un OL. Menu è una parte che rappresenta il menu, semanticamente, main l'abbiamo già detto, e poi c'è un elemento tra il tipo blocco, che è usato tantissimo e non ha alcun significato semantico attaccato, che è il div. Il div è un elemento che non ha, appunto, alcun significato semantico attaccato e quindi può essere utilizzato quando non abbiamo un elemento semantico corrispondente che lo rappresenta. Quindi non sappiamo che cosa può essere una certa parte, oppure ci serve solo un contenitore per altri tag, allora questo contenitore, che è opaco, che non è semantico, può essere un div, che però è un elemento di tipo blocco, esattamente come l'H1, esattamente come il P, quindi occupa tutto lo spazio che ha a disposizione. E poi un altro elemento va a capo. E mentre tutti gli altri hanno un significato semantico. P sta per paragrafo, quindi un paragrafo di testo, OL è un elenco ordinato, eccetera. Tra i contenuti inline, quindi quelli che vanno a capo, uno l'abbiamo già visto, A, che è per il link, c'è anche IMG,
che serve per inserire immagini, che quindi è inline, quindi è possibile mettere più di un'immagine una fianco all'altro, o un'immagine, un link, un'immagine, eccetera. C'è l'equivalente del div, ma per gli elementi inline, che è lo span, quindi un elemento inline, un tag, che non ha un contenuto semantico associato. Mi serve il div è un qualcosa che va a capo, perché è un blocco, lo span è un qualcosa che sta sulla stessa riga, qualunque cosa sia. A volte si usa per metterci dentro delle icone, tipo dei bottoni. E poi ci sono due cose che tipicamente vengono usate in maniera interscambiabile, che sono strong e B e M e I. Sapete cosa sono? B per cosa potrà stare? Bold. I non è bold, è italics, quindi corsivo. E questi derivano da versioni precedenti di HTML e continuano ad esistere, a funzionare, e appunto rappresentano delle parole in corsivo o delle parole in grassetto. Tipicamente, a posto del B e dell'I, si possono anche usare strong e M, dove strong vuol dire qualcosa di più forte, quindi grassetto, e M sta per enfasi, quindi qualcosa a cui voglio dare dell'enfasi, che tipicamente metterei in italico, in corsivo. Quindi tipicamente si usano in maniera interscambiabile, ovviamente hanno un significato di nuovo semantico molto diverso, perché il bold dice questo è grassetto, fine, e l'altro è corsivo. Lo strong dice questo deve essere in evidenza, non dice necessariamente grassetto, dice in evidenza. Quindi tipicamente vengono poi visualizzate allo stesso modo, ma hanno un significato semantico lievemente diverso, e si tende a preferire strong e M rispetto a B e I nell'utilizzo quotidiano. Poi ovviamente funzionano anche gli altri e fanno praticamente visivamente la stessa cosa, ma si tende a preferire strong e M perché hanno un significato semantico più preciso rispetto all'altro, che invece è uno stile grassetto, corsivo, non ha una semantica. E poi ce ne sono altri, c'è button, cosa farà mai button? Cosa rappresenterà mai l'elemento button? Un bottone, quindi verrà renderizzato come un bottone. Canvas, che è l'elemento che abilita il drag and drop, che permette soprattutto il drop, e così via. Video, per il video c'è un'area per il tempo, quindi che è formattata col tempo, una text area, quindi un campo di input, non singola linea, ma che permette di inserire un testo su molteplici linee e quant'altro. Questi sono tutti inline, nel senso che poi non vanno a capo se usati di conseguenza. E ci sono poi quelli, che sono inclusi anche nell'elenco di prima, che sono interattivi, nel senso che ci potete fare qualcosa, la persona può farci qualcosa. Il link si può cliccare, il bottone si può cliccare, l'input è il campo in cui si inseriscono informazioni. Quando fate il login, i due campi sono due campi di input. Il select è un menu a tendina, in cui selezionate l'opzione che volete, e la text area, l'abbiamo già detto, è un campo di testo in cui la persona che visita il sito può scrivere qualcosa al suo interno in paragrafi di testo, più di una riga di testo. E poi, ovviamente, ci sono anche le tabelle, che si costruiscono in un modo un po' particolare, per cui hanno un container che si chiama table, poi l'intestazione della tabella deve stare in un altro contenitore che si chiama t-head, intestazione della tabella, qui, poi c'è un t-body che è il corpo della tabella e c'è un t-foot che è il footer, la parte bassa della tabella, quindi in maniera simile tranne il foot a come è strutturata una pagina HTML, t-head, t-body, t-foot, e poi ogni riga è definita da un tr, table row, e all'interno di un tr uno può avere o un td, che è una cella con le informazioni della tabella, oppure un th, che è una cella che contiene il titolo di quella colonna specifica della tabella. E poi si possono unire le colonne, si possono unire le righe, come qui per esempio c'è questo cella che è grossa 1, 2, 3, 4 righe, è alta come 4 righe ed è larga come una colonna sola.
Quindi questo permette di unire diverse celle e di rappresentarle, come fareste con Excel o altri software simili. Le tabelle si costruiscono in questo modo e le tabelle hanno il problema, lo svantaggio di non essere molto responsive. Quindi quando si ridimensiona nativamente, quando si ridimensiona lo schermo, la tabella esce dalla vista in quanto tale. Bisogna lavorarci un po' per renderla, se si vuole, per farla andare a capo, diciamo così, nelle sue dimensioni. Infine, abbiamo già visto l'ID che identifica univocamente un attributo. C'è poi un altro attributo che si può applicare a tutti gli elementi che si chiama class, che rappresenta invece molteplici attributi e sarà utile in CSS e in JavaScript, e class uguale una stringa di testo, e c'è style che permette di iniettare direttamente dello stile CSS all'interno di un tag HTML ed è un qualcosa che deriva ovviamente da HTML precedente al 5 e oggigiorno è da evitare quando possibile perché di nuovo si mischia lo stile con la struttura semantica della pagina. Allora è meglio che lo stile stia a parte e la struttura semantica stiano separati, in modo anche che se uno volesse cambiare lo stile di una pagina possa farlo senza andare a modificare niente all'interno della pagina. Questi, il div e lo span, ve li ho già detti prima, come elementi jolly che non hanno alcun contenuto semantico associato ad esso. E qui poi c'è un flowchart che vi dovrebbe suggerire quando utilizzare un elemento piuttosto che un altro. Quindi se c'è una navigazione vi dice usate il nav, altrimenti un article, altrimenti una side, oppure una section e infine, se non c'è niente di tutto ciò, un div. Questo, se volete, per i primi tempi può essere utile da tenere sott'occhio, da utilizzare. E comunque nelle slide, ma si trova anche su internet, c'è il link qui nell'immagine. Come vi dicevo, poi l'HTML si può anche validare, per cui ci sono dei validatori, come questo, a quel link, che sono validatori ufficiali, in questo caso della W3C, che permettono di verificare che l'HTML di una qualunque pagina su internet, vostro o anche caricata, o anche di un sito, è valido rispetto allo standard oppure no, e quali problemi ha. Quindi se ci sono attributi obbligatori che mancano, ve lo segnala. E quindi si può ottenere un HTML, una pagina completamente validata. Questo, se volete, potete anche provarlo su un qualunque sito e vedere il risultato. Ok? Domande? Ok, allora per oggi direi che abbiamo detto abbastanza, ci vediamo lunedì.